che è perfetto, tocchiamo, ok, partita, buongiorno a Perfetto, tutti di possiamo. nuovo, ben ritrovati a tutti, signora Meccia, buongiorno, possiamo procedere con Buongiorno. l'appello, gentilmente. Procedo con l'appello, Presidente, scusi. Aresu. Presente. Cannella. Presente. Limuli. Presente. Maraventano. Assente. Nona. Presente. Pernice. Presente. Sino. Presente. Susinno. Presente. Tumbarello. Presente. Valenti. Presente. Allora, 9 presenti su 10. Perfetto, visto e constatata la presenza del numero legale, dichiaro aperta la seduta e nomino gli scrutatori consiglieri Valenti, Aresu, Susinno. Se non c'è una contraria astenuti, il consiglio approva all'unanimità. Ben Valenti, ritrovati a tutti. Questo Susinno. 19 agosto ci sono verbali da approvare, signora Meccia? Credo che sono solo quelli di agosto, però non lo so, ecco, perché onestamente non glielo so Va dire se bene. già li ha mandati Manfred, che Ok, nell'ultimo non ci sono perfetto. stata. Dovrebbero essere quelli del 5 e del 6, se Sì, non vado errata. Anche sì, 5, 6, anche 7 lo sto vedendo, va bene, possiamo 7. rinviare, tranquillo. Va bene, la presenza non ha comunicazioni, ci sono comunicazioni da parte vostra? Prego, Sì, io, Presidente. consigliere Sino. Sì, grazie. No, volevo comunicarle che le ho appena mandato una richiesta per quanto riguarda diciamo, la presenza di una di scarica dove diciamo, hanno buttato degli ingombranti nel sito RSU via Oliveri Mandalangolo, via Cruillas, non so se l'ha presente. Il punto certo, Sì, assolutamente. esatto. Volevo semplicemente sapere se l'era arrivata e soprattutto siccome ha allegato pure delle foto e siccome non so se sono venute, eventualmente li posso inviare pure nel gruppo su WhatsApp se non sono riuscita a legarle bene. Più che altro questo. Consigliere Sino, mi perdoni, non la sento più. Forse Pronto? però è un problema mio. Mi sente? Sì, perché io lo sento. Consigliere Sino? Anche io Io lo sento. sento, ok. Gli altri mi sentono, non lo so. Ok, sì, allora è un problema di auricolare. Io la sento bene. Perfetto, ora sì. No, Sì, Presidente. semplicemente mi sente ora, Presidente? Sì. Semplicemente se nell'email che gli ho mandato, come ho allegato delle foto, e non so se sono allegate bene, ecco, più che altro questo. Eventualmente posso inviarle pure nel gruppo se le servono per inoltrarla agli uffici competenti, solo per questo. Assolutamente, assolutamente al termine della riunione, non sapevo se c'era il microfono attivato, ma al termine della riunione verifico e le farò sapere. La ringrazio. Grazie a lei, consigliere Gino, grazie. Presidente, posto? Prego, consigliere Nona, certo. Sì, ora su quanto riguarda questa richiesta del consigliere Sino, io di queste foto circa una settimana fa mi sono arrivati tramite una residente, un'amica mia che abita in quella zona. Io l'ho ricevute e ho mandato prima al dottore Putrone, l'ingegnere Putrone, e poi l'ingegnere Putrone mi ha risposto per quanto riguarda che lui non, ha sospeso, diciamo, questo. Cioè lui è stato, diciamo, non è più incaricato a fare questo servizio e questo servizio lo fa la dottoressa Lara Calì. Io ho mandato queste foto alla dottoressa Lara Calì e la dottoressa Lara Calì mi ha risposto, dice che la stava mettendo in programma per fare, diciamo, per togliere questi ingombranti di via Mandalà e Oliveri numero 3, addirittura mi hanno detto. E c'ho pure le foto, io qua gliele ho mandate pure al
alla dottoressa Cari e mi ha risposto, diciamo, mi ha risposto così. Poi, se noi vogliamo rafforzare con il consigliere Sino per questa richiesta, perché era il periodo giustamente che noi eravamo in ferie, non ho potuto fare la richiesta. Con il consigliere Sino che ha fatto la richiesta, rafforziamo così pure la richiesta. Grazie. Grazie consigliere Nona, sì lo farò, ma giusto per avere un canale ufficiale, visto che ad oggi non ne abbiamo, visto che c'è stata solo un'interlocuzione personale tra lei e la dottoressa Cali, quindi preferisco comunque avere una nota scritta. Quindi ci penserò io. Grazie comunque ad entrambi. Ci sono altre comunicazioni? Presidente, proprio per questo io ho inviato alla Presidenza per Sì, assolutamente. aprire il canale ufficiale. Infatti. Ci sono altri canali, altri con altre comunicazioni? Sì, Nessuno? Presidente, che sono qua, diciamo, siamo qua, diciamo, faccio un'altra comunicazione io per quanto riguarda sempre via Pietro Scaglione, via Brunelleschi e tutto quel terriccio che ancora è in quella zona sotto i marciapiedi, ancora non è stata fatta, diciamo, nessuna pulizia. E per quanto riguarda pure via Celona, la stessa cosa. Cioè, se è stato fatto il passo di Rigano, Borgo Nuovo, è stato pulito, ancora il quartiere San Giovanni Apostolo è fermo come pure via Brunelleschi, dove c'è, diciamo, il sottopassaggio dove si riempie sempre pieno di acqua. È sempre così per com'è. Perciò non so perché ancora non riescono ancora a fare questa pulizia. Grazie, Presidente. Grazie a lei, un attimo solo che ora le do la risposta giusta. Sto leggendo nel frattempo, oggi ho solo un dispositivo, quindi ad avere un po' di pazienza. Allora, in realtà l'8 agosto non sentiamo, io non sento. no, perché stavo leggendo la nota. No. Comunque l'8 agosto in realtà è stata fatta la via Besio, quindi il quartiere San Giovanni Apostolo era iniziata la bonifica sul quartiere San Giovanni Apostolo e parzialmente la via Brunelleschi, poi è stata interrotta. Infatti, la via Pietro Scaglione e gran parte della via Brunelleschi il servizio è stato interrotto. Sarebbe ripreso qualche giorno dopo, certo, ne sono passati già 10. Abbiamo appena inviato una nota, l'abbiamo fatto ieri. Per capire il perché ancora non è ripreso e attendiamo risposta. Quindi, comunque, il quartiere San Giovanni Apostolo stava iniziando, ma dall'8 agosto ad oggi, comunque, non è stata pulita alcuna zona. Quindi, dopo la via Besio, poi il servizio è come se si fosse fermato. Quindi, non sono andati a passo di Rigono a Borgo Nuovo. Quindi, è come se fosse fermo da 10 giorni. Voglio credere che chiaramente, magari. Problema di ferie, problema di mezzi, insomma, un problema legato a questo periodo. Quindi mi accerterò e le farò sapere comunque, consigliere Nona. Però tenevo a precisare che il quartiere San Giovanni Apostolo, in realtà, come già avevo preannunciato io prima delle ferie, è iniziato perché la via Brunelleschi è stata bonificata, la via Besio è stata bonificata. La Presidenza non ha altre comunicazioni. Non ci sono altre comunicazioni, quindi possiamo passare all'ordine del giorno, signora Meccia, che Sì. nel frattempo lo do anche io. Che devo fare, Presidente? Perché io ce l'ho qua, non ce l'ho condiviso. Ora le dico il punto che preleviamo. Sì. Presidente, io volevo fare un A meno che non prelievo. ci sono, esatto, dico, sto facendo a meno che non ci sono richieste da parte dei consiglieri. Quale consigliere Sino? Su
film. Sì, purtroppo abbiamo chiuso malissimo la sessione estiva e abbiamo lasciato un pochettino il lavoro a metà. Dopo l'approvazione della mozione della installazione, diciamo, degli scusate, ma stavo proprio facendo degli svincoli del sottopasso, quindi ci sarebbe quello di via Minutilla, io non ho il numero materialmente, quello di via Minutilla e quello di via Le Lazio, se possiamo mandare quello di via Le Lazio piuttosto che quello di via Minutilla. Naturalmente deludente chiusura prima della sessione. Adesso non ho il numero della mozione. La sto cercando io, non si preoccupi. Benissimo. In maniera tale che così a che faccio unico viaggio, tenuto conto che la stagione ormai bussa invernale e ho delle piogge, ormai chiamiamola la stagione delle piogge, prima si utilizzava questa parola. È la settima. Nei paesi tropicali si dicevano le stagioni delle piogge, ma noi dobbiamo affrontare adesso le stagioni delle piogge e ci dobbiamo anche adeguare, ma anche prevenire. Allora, mozione numero. Allora, signora Meccia, Numero 7. richiesta di prelievo della mozione numero 7 a firma del consigliere Susino. Sì. Vediamo se nel frattempo siamo tutti, il numero è rimasto quello, quindi approvato per favorevoli contrari, quindi approvato all'unanimità il prelievo. Allora, vediamo un po' chi c'è. Non è uscito nessuno, il numero è sempre quello. Sì, no, nessuno è uscito. L'unica invidia di quel consigliere Valenti, ma al No, momento lo vedo presente. è presente, è presente. Sì. Quindi Quindi è numero. approvato all'unanimità o non lo faccio per appello nominale? No, approvato all'unanimità il prelievo della mozione numero 7, richiesta e a firma del consigliere Susinno. Prego, consigliere Susinno, ne ha facoltà. Sì, grazie, molto gentile. Questa è quella dello svincolo di Via Belgio, segue la mozione approvata dal Consiglio nell'ultima sessione prima della pausa estiva che riguardava naturalmente lo svincolo di via Belgio. Fondamentalmente, dopo quello che è successo la giornata del 15 luglio, fortunatamente, ringraziando il cielo, non ci sono state vittime. Si ritiene opportuno e quindi si chiede al Consiglio l'approvazione di questa mozione per l'installazione di segnali, diciamo, di semaforo rosso, perché poi nell'ultima sessione siamo andati a finire pure al canale Mortillaro. Dico un semaforo, lo collego al canale Mortillaro. Mi sembra onestamente che siamo un pochettino alla frutta e stiamo andando un pochettino indietro. Il segnale di pericolo viene identificato, viene allertato non soltanto alla centrale, a una eventuale centrale operativa collegata, ma anche al Corpo dei Vigili Urbani. Questo appunto per prevenire diciamo, quelle condizioni di pericolo quando a causa delle piogge che verosimilmente sono sempre più importanti e più insistenti, evitare appunto il ripresentarsi di quello che è successo nella giornata del 15 aprile del 2020, ritengo che sia proprio il minimo sindacale per prevenire appunto le condizioni di sicurezza nel sottopasso con l'implementazione di due segnali di semaforo sostanzialmente. Quindi chiedo al Consiglio l'approvazione della mozione. Grazie. Grazie consigliere Susino, io non so cosa intende lei quando abbiamo chiuso malissimo la sessione No, abbiamo chiuso di malissimo, agosto. abbiamo chiuso malissimo perché c'è stato lo scappa-scappa. Avrei voluto continuare a lavorare soprattutto su queste cose, tenuto conto che avremmo avuto già il tempo necessario laddove l'amministrazione comunale fosse, diciamo, partecipe e condividesse poi, diciamo, questa mozione. Avrei voluto farle già da allora tutte e tre, ritengo che i voti favorevoli sono gli stessi, anche per una questione di coerenza, e i voti contrari debbano essere naturalmente gli stessi.
voglio fare un appunto sullo svincolo di Leonardo da Vinci, dove non posso naturalmente sconfinare, ma ho fatto richiesta a un collega della circoscrizione appunto di occuparsi anche lì della questione. Ecco, per una questione proprio di omogeneità, naturalmente non possiamo preoccuparci soltanto dello svincolo via Minutilla e via Belgio che è stato approvato, adesso stiamo trattando via Lazio e trascurare quello di Viale da Vinci. In questo Posso senso parlare intendevo. senza essere interrotto o ho Sì. ancora altro da dire? Sì. Allora, io non so cosa. Evidentemente lei ha sempre il solito problema scusate un attimo, nel frattempo il consigliere Arezzo, un attimo solo. Consigliere Arezzo, prego. Posso? Sì, Umberto, vai prima tu che io nel frattempo lavo il Perfetto. tonamento. Allora, Presidente, vista la validità della mozione, che già abbiamo discusso quella precedente, dico io vorrei fare un emendamento, lo vuole fare praticamente il proponente, per me va bene pure, perché non ci dobbiamo limitare con questo semaforo soltanto come pericolo di allagamento, ma girando anche per altre parti, oltre la Sicilia. Molte volte si trovano questi semafori dove si vede la pericolosità se c'è troppo vento, se c'è stato un incidente, quindi potrebbe anche essere qualcosa di importante per la sicurezza stradale. Oltre al fatto dell'alluvione, che è stato un caso eccezionale il 15 luglio per Santa Rosalia, ma spesso e volentieri in questi sottopassi, e soprattutto nel sottopasso che va verso Viale Lazio, e quindi è anche quello di Via Belgio, è pericoloso, la sera le macchine sfrecciano a tutta velocità, capitano spesso degli incidenti che non sono segnalati. Quindi in questo modo, avendo una centrale operativa con delle telecamere montate e vedendo il pericolo, si possono attivare questi semafori rossi per qualsiasi tipo di pericolo che possa venire fuori. Grazie, Presidente. Grazie consigliere. Sì, solo volevo aggiungere solo mezza cosa, ringraziando naturalmente per la puntualità il consigliere Resu, a Isola delle Femmine, Isola delle Femmine, esatto, c'è già un sottopasso appunto che collega la statale 113, sostanzialmente lì esiste già da tempo, quindi è stato implementato, è stato concepito quel sottopasso appunto con la presenza di questi segnali. Sergio, questo sottopasso è nato, questo semaforo è nato dopo che è morto il signor Ferrante, dopo un'alluvione praticamente che è stato 7-8 anni fa, è stato chiuso per diverso tempo e poi si è optato per questa soluzione del semaforo che Certo, indicava il pericolo. bravissimo, Quindi bravissimo. credo Non che dobbiamo in aspettare. questo caso, che è un comune con due gatti e quattro cani, rispetto a Palermo, deve avere qualcosa di moderno e noi a Palermo no. Grazie, Benissimo, Presidente. grazie, grazie. Grazie consigliere Arezzo. Allora, stavo dicendo, io non. A me dispiace che lei, consigliere Susino, fa sempre lo stesso errore di pensare che tutto quello che fa lei è giusto, è indispensabile, è la migliore soluzione rispetto a quello che facciamo noi. Tant'è vero che pecca sempre di presunzione e l'ha peccato anche ora, perché dice c'è solo lo scappa scappa. Ma è un atteggiamento che lei comunque dovrebbe conoscere, questo scappa scappa, perché lei non è proprio il massimo dell'esempio da seguire, specialmente sulle presenze in aula, giusto? Quindi lei è consueto a questo scappa scappa quando dobbiamo votare atti. Addirittura lei lo fa anche più grave, lo fa anche più grave perché lei è solito anche uscire dall'aula quando è scrutatore o quando è l'ultima persona a poter garantire il numero legale. Quindi, siccome mi sono sentito tirato in causa io, perché quel giorno, l'ultimo giorno, io l'ho votato la sua mozione, io non mi sono sottratto alla votazione. Ho votato la mozione e poi sono dovuto uscire, ma ve l'avevo anticipato prima che sarei uscito per impegni istituzionali. Tra l'altro, ho votato la mozione astenendomi, quindi nessuno, pochi l'avrebbero fatto, tutti, visto che il mio voto comunque andava sulla direzione dell'astensione,
molti, e sono sicuro che l'avrebbe fatto anche lei perché l'ha fatto in passato, sarebbe uscito. Invece io, per un senso di responsabilità, sono rimasto in aula, ho votato, mi sono astenuto, ho detto il perché mi sono astenuto e continuo a essere ancora più, sempre più convinto dell'astensione. Dell'astensione perché, vede, consigliere Susino, già glielo ho spiegato l'altra volta, dopo l'alluvione del 15 luglio, lo sappiamo tutti benissimo che il Comune ha preso e sta prendendo tutti i provvedimenti necessari di comune accordo con la Regione e col Governo per evitare che si possa ripetere quanto accaduto o limitare il più possibile quanto accaduto il 15 luglio, compreso anche le bande metriche. E segnalatrici con annesso semaforo. Quindi, siccome consigliere Turino, io lo capisco che lei è un politico, è per prerogativa, deve prendere in giro tutti, perché comunque il politico è bugiardo di prerogativa, io lo capisco benissimo e ci sta, e quindi per questo non la posso biasimare. E non la posso biasimare neanche, comunque non la voglio neanche condannare per prendere in giro. Per la presa in giro che fa nei nostri confronti, perché ci può anche stare, ma quello che non posso permettere è che lei deve prendere in giro i cittadini, quindi che lei deve mettere cappello o deve presentare mozioni su cose già approvate, su cose su cui ci sta lavorando e cose che si stanno attuando. Nessuno mette in dubbio la discussione. Nessuno mette, ma l'ha fatto più volte, l'ha fatto con l'apertura del collegamento viario via Ugo La Malfa, via Le Francia, che sapeva essere già in itinere, e l'ha fatto sul mercatino di Via Monte Iblei. Lo fa sempre, quando lei sa che stanno per approvare e attuare un provvedimento, le presenta un atto. Siccome, le ripeto, lei può prendere in giro a me, a noi consiglieri, mi sta benissimo, ma quello che non mi sta bene come garante delle istituzioni è che lei deve prendere in giro il cittadino. Quindi lei, il cittadino, in giro non lo prende, ancor più, proprio come dice lei, quando si parla della sicurezza. Questo non glielo permetto, consigliere Susino. Posso sorvolare sul fatto perché poi io, a differenza di molti, quando finisce la seduta, me li vado a vedere le sedute, anche quando non sono presente, chiaramente, la restante parte, il pomeriggio, la sera, l'indomani, me la vado a vedere. Lei Mi è la scusi, posizione. Presidente, No, no, io mi non fa la una scuso cortesia. perché. Vuole entrare nel No. merito della mozione? Perché lei mi Non sta la stancando? scuso, non Lei mi la faccia scuso lui, perché sto mi parlando e faccia sto una parlando di cortesia. quella Entriamo mozione. nel merito della mozione, La guardi. gestisco io l'aula e sto Lei parlando della mozione. Lei tutta ha questa parlato via, filosofia se la consigliere porti a casa, Susino. non con me. Entri nel merito della mozione, così come quando fa. Consigliere Susino, lei ha parlato della mozione, ha cominciato a parlare di Isola delle Femmine e di Viale Francia. Io l'ho fatta continuare a parlare. Io sto parlando della mozione. È la motivazione perché anche in questa mozione mi sto astenendo, perché lei non può prendere in giro, non le permetto di prendere in giro il cittadino. Cioè, su una cosa già fatta, lei gli vuole mettere il cappello per dire sono stato io, ma sta scherzando, consigliere Susino. Io questo non glielo permetto, quindi io mi asterrò anche in questa votazione, mi asterrò anche nella prossima votazione, perché questo non glielo permetto. Le sto dicendo, siccome mi sono visto la seduta e poi lei addirittura, ma è chiaro che è un problema solo personale, non può che essere solo personale, Lo metta a se lei votazione, per chiede. favore, metta per piacere a votazione. Perché se lei chiede, consigliere Susino, la sto facendo uscire dall'aula, perché io devo finire, perché devo finire il concetto, perché è troppo semplice, dico mi astengo e basta. Perché poi arriva lei e dice, ah, chiederò le vostre dimissioni. Allora, su questo voglio sorvolare, perché già l'ennesima volta, la seconda volta, che lei su uno strumento democratico, quale la votazione, mette in dubbio la prima volta la mia serietà, seppure l'assenza addirittura in quella votazione, e ora addirittura le dimissioni, cioè per una votazione, quindi per un sistema democratico, consigliere Susino, io le chiedo di darsi una regolata perché lei veramente tra poco sta facendo un grosso, grosso, grosso autogol, ancor più se l'attacco non può che essere personale, perché se lei chiede le dimissioni mie e della consigliera Cumbarello, perché il consigliere Cumbarello ha votato il contrario, io mi sono astenuto. Ma c'è stato qualche altro consigliere che si è astenuto in quella votazione, ma lei non l'ha menzionato. Quindi io le dico, consigliere Susino, si dia una regolata perché sta diventando una questione personale e così veramente le sta facendo un grosso autogol. Comunque, siccome non, io come garante delle istituzioni non posso permettere di prendere in giro
Lei prende in giro i cittadini, mi asterrò anche questa volta. Prego, consigliere Arezzo, siccome lei è già intervenuto, voglio dare prima la parola al consigliere Tumbarello e poi qualche minuto io lo ridò a lei. Va bene, consigliere Arezzo? Grazie, grazie. Allora, Prego, io mi consigliere Tumbarello. trovo completamente d'accordo con quanto dichiarato dal vicepresidente, ma avevo già palesato la mia posizione nella precedente votazione. Certa che l'amministrazione, che è in parte responsabile di quanto è accaduto il 15 luglio, stia già prendendo i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza dei cittadini, d'accordo con la Regione. Voterò anche questa mozione contraria, tranne che il consigliere Susino dimostri la sua assoluta buona fede nel presentare questa mozione, la ritiri e la faccia firmare a tutto il Consiglio, così che non si possa pensare male che voglia mettere il cappello su una cosa che verrà già realizzata dall'amministrazione. Sono contraria a questo tipo di politica, non mi appartiene, quindi personalmente la mia posizione resta identica. Grazie consigliere Tombarello, effettivamente questa può essere anche una buona idea, anche perché quando abbiamo avuto provvedimenti importanti per il nostro quartiere, che sono state la modifica delle commissioni, del decentramento, quando ci siamo occupati di Piazza San Lorenzo, quando ci siamo più occupati di Piazza Niscemi, seppure anche qua lei ha fatto una manovra non tanto gentile, così diciamo per limitare un pochettino i danni, possiamo anche, se vuole, posso anche valutare questa idea, ma così sicuramente io sono astenuto. Prego, consigliere Arezzo. Grazie Presidente. Presidente, oggi e l'altra volta è stato detto la stessa cosa. Il Comune si sta interessando, il Comune sta facendo. Dico, io sono per i fatti. Non ho visto nessuna nota, non ho visto nessuna mozione, non ho visto nessun intervento da parte del Comune. Sono soltanto cose che si dice, si sta interessando, ma c'è qualcosa di scritto, perché se qualcosa c'è di scritto allora la cosa cambia. Ma nel momento in cui il Comune, come del resto per tante altre cose, dice di provvedere o sta per fare o sta facendo, mi sembra più un programma elettorale, come io lo so fare, il sindaco, e ne abbiamo tutti praticamente risposta. Dico, anche in questo caso io non posso permettere di non votare un atto del consigliere Susino, dico, che ha la sua validità per la sicurezza, perché nel momento in cui dovesse succedere un'altra alluvione, è vero che succederà fra 200 anni, 300 anni, può essere pure domani, dico, e dovesse succedere l'irreparabile, quindi un morto, io questa morte non la voglio sulla coscienza. Quindi se da parte del comune c'è un atto scritto, è allora che ben venga, ma nel momento in cui, e io mi sono anche accertato di questo, che non c'è nessuna cosa scritta, ma soltanto si sta discutendo, a questo punto meglio mettere una carta con un'approvazione di una mozione con la sua validità, anche perché la stessa circoscrizione non può passare per quelli, cioè noi consiglieri non possiamo passare per quelli che non facciamo nulla. Noi abbiamo fatto lo stesso atto, se si ricorda, Presidente, nella scorsa consigliatura, per il canale Mortillaro. Intanto noi l'abbiamo votata, era vero che c'erano decine di atti, tanto di scritto, ma ancora non è stato fatto nulla. Quindi noi mettiamo un ferro dietro la porta, blocchiamo la situazione, noi siamo presenti, noi abbiamo dato il nostro parere. Se poi c'è dell'altro fra la Presidenza e il Consigliere Susino, o fra il Movimento 5 Stelle e il Consigliere Susino, questa è politica, è una cosa ben diversa, ma la vita delle persone va ben oltre. Grazie Presidente. Consigliere Arezzo, però io le chiedo di informarsi prima di dire di fare queste affermazioni, perché evidentemente lei allora mi dispiace, perché io la reputo molto competente, quindi se lei dice che ancora non ha letto Si il sente piano male? urbanistico Ok. è un problema suo, non può essere un problema nostro. Tra l'altro, dico, tra i provvedimenti c'è anche la pulizia del famoso ferro di cavallo, quindi evidentemente è un problema suo. E poi la prego di non accostare
una mia scelta a eventuali altri slogan politici come quelli del sindaco, perché qua io non devo salvaguardare né amministrazione né nessuno. Io i primi che devo salvaguardare sono i cittadini. Prego, consigliere Tumbarelli. Io vorrei sapere quali atti ha posto in essere il consigliere Resu, perché il Movimento 5 Stelle ha fatto un'interrogazione al sindaco per avere indicazioni su quelli che sono i provvedimenti che sono in atto per garantire la sicurezza dei cittadini. Chiaramente, tenuto conto che il tutto è avvenuto nella settimana del Ferragosto, attendiamo ancora risposta, consapevoli che c'è qualche giorno di vacanza anche per gli uffici del comune. Poi dire che sul canale Mortillaro non si sia fatto nulla quando dopo 20 anni finalmente c'è un progetto esecutivo redatto dal comune, sa tanto di cattiva informazione. Mi dispiace che il consigliere Resu non sia informato, ma diciamo, si è andato molto spediti rispetto all'immobilismo degli anni precedenti sul canale Mortillaro. Fra 10 anni incomincia i lavori, Daniel. Presidente, posso ribattere Grazie. oppure posso dire qualcosa oppure Io no? in realtà lo vorrei evitare questo dibattito, però No, oramai di dico, quello ha chiesto. No, se no no, ci mancherebbe. Prego, non per consigliere forza. Resu, prego. No, 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 io sono molto. La Ci scorsa mancherebbe. legislatura noi abbiamo fatto un atto che salvaguardava proprio la circoscrizione, visto l'inerzia e visto che il comune non si interessava, nel comune, nella regione non si interessava di questo. Abbiamo fatto con la protezione civile, un atto che è venuto in aula, la protezione civile, abbiamo fatto questo atto che diceva che era inagibile il percorso, quindi non vedo che non abbiamo fatto niente. Se adesso c'è un progetto esecutivo, nasce da tutto ciò che è stato fatto precedentemente, perché le palafitte a mare vengono piantate prima nella sabbia, dopodiché si ci costruisce sopra. Quindi la consigliera Tumbarello, che è arrivata adesso, sta facendo che ben venga questo procedimento che va porta avanti la situazione. Mi sta benissimo, ma non deve dire che negli anni precedenti il consiglio di circoscrizione non si sia interessato, né, e nemmeno lo permetto. Dico. E manca anche il presidente Maraventano, che si è seguito in prima persona insieme al consigliere Giacomia e prima ancora il presidente Oddo, hanno portato avanti questa lotta. Piano piano si vanno facendo le cose. Dico, a questo punto adesso c'è un progetto esecutivo e mi sta bene, ma il progetto esecutivo non nasce ora perché il Movimento 5 Stelle si è interessato, ma nasce perché negli anni precedenti c'è stato qualcuno che ha lavorato. E posso dire anche il consigliere D'Angelo si è interessato tantissimo su questo qua. Se poi ci sono cose che io non so, Presidente Limuri era con noi e vuole aggiungere qualche altra cosa, che ben venga. Quindi anche il fatto della sicurezza del semaforo, io ho specificato, può essere utile anche se c'è un incidente, soprattutto la notte, che dà un segnale forte e le persone evitiamo per l'incolumità dei cittadini qualcosa di sgradevole. Grazie, Presidente. Grazie consigliere Resu, non ho niente perché non vorrei essere rimproverato nel momento del consigliere su sindaco per essere fuori tema, perché a voi non lo fa, lo fa solo a me, quindi è evidente che sia un problema personale. Prego consigliere Resu. Infatti, ho chiesto, quindi devo. Ma devo finire, è in ordine, il consigliere su sindaco, avrà un po' di pazienza. Sì. Va bene, io apprezzo moltissimo la puntualità del consigliere Areso, molto meno quella del presidente, anzi del vicepresidente, perché vorrei ricordarlo a coloro i quali guardassero tutti i nostri consigli in diretta streaming o su YouTube. Che noi siamo orfani purtroppo per condizioni di salute del presidente Maraventano, e questo me ne dispiace molto, ma quello che mi dispiace anche molto è che effettivamente brancoliamo un pochettino nel buio. Questa circoscrizione purtroppo è orfana, significa che siamo da soli. Qualcuno deve prendere posizione su quello che deve essere fatto in questa circoscrizione. Sono d'accordo sul fatto che noi dobbiamo preoccuparci soprattutto della salvaguardia delle persone. Non possiamo permetterci, come diceva il consigliere Areso, nei 200 anni, solitamente appunto questi eventi catastrofali alluvionali hanno un tempo di ritorno sistematicamente gestito, diciamo, da determinate situazioni, però purtroppo le condizioni meteo oggi non ci garantiscono tranquillità. Ma quello che mi è dispiaciuto sentire molto, 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 molto oggi è la consigliera Tubarello quando dice che vota contraria, ma se lo firmiamo tutti è favorevole. Io credo che abbia espresso oggi una grandissima pochezza
effettivamente questo è sintomo di intelligenza, è sinonimo di intelligenza. Io credo che lei si possa candidare, consiglia Tumbarella, glielo dico tranquillamente al premio Nobel. Quindi chiedo, Presidente Li Muli, per piacere, se può porre in votazione la mozione. Grazie. Allora, consigliere Susino, però lei deve ascoltare tutto. Evidentemente, essendo in giro per col motore, non ascolta bene. Quindi aveva un senso quello che aveva detto la consigliera Tumbarello, perché ha detto: se proprio lei ci crede, affrontiamo tutto il consiglio, presentiamo tutto il consiglio, così nessuno può dire che lei vuole mettere il cappello a una cosa già fatta. Evidentemente lei ascolta solo quello che vuole ascoltare, o essendo nel motore non ascolta bene. Signora Meccia, possiamo porre in votazione per appello nominale? Perfetto, sì. Sì, voglio un attimo la conferma, però infatti non c'è il consigliere Valenti. Valenti non c'è, è uscito. No. Allora, siccome ce ne siamo accorti ed è scrutatore, allora lo mettiamo in uscita e lo sostituiamo. Quindi mettiamo in uscita il consigliere Valenti alle 11:44 perché non ha scritto niente. Sì. E lo sostituiamo col consigliere Pernice. Esce. E Pernice è consigliere, è scrutatore. Sì, approvato all'unanimità perché comunque i presenti sono sempre gli Ok. stessi. Sì. Perfetto. Voto unanimità. Allora, Aresu, Favorevole. Cannella, Astenuto. Limuli, Astenuto. Maraventano, assente. Nona. Pernice. Favorevole. Favorevole. Sino. Favorevole. Susinno. Favorevole. Tumbarello. Contraria. Contrario. Valenti, assente. Quindi sono 5 voti favorevoli, 2 astenuti e 1 contrario. Perfetto, il Consiglio approva a maggioranza. Esce 11:43 con Tere Cannella. Mi scusi, Presidente, possiamo prelevare se c'è il numero legale ancora quella di Via Mutilla? Sì, assolutamente. Allora, esce alle 11:46 il consigliere Cannella. 11:46 esce Cannella. E ha reso, ha reso. Cannella e Aresu. Allora vediamo adesso. Arrivederci. Quindi. Ciao Umberto. Sei Ciao. dovremmo essere. Sì. Limuli, Giusto? Nona, Pernice, Sino, Susinno e Tumbarello. Sì, sei. Robby. Robby, Sì, Umberto. quando sei da queste parti passa. Va bene, ok. Certo, no, ma io le altre volte ti spiego. Ciao, ciao. Allora esce pure il consigliere Nona, che l'ha chiesto Quindi ora. sono 5. Sì, allora Presidente, ho un imprevisto, 11:46. nonostante avessi. Sì, prego. Prego, consigliere Susino, mi dica. No, 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 prego, prego. Esce il consigliere, stavo dicendo che è uscita, visto che è mancato il numero, lo dice più. Non si preoccupi, non si preoccupi. La conosciamo anche Escono. per questo, No, no, tranquilla. Va allora guardi, io ho un bene, imprevisto va bene, urgente e sto consigliere. uscendo. A domani, A grazie. posto, buona giornata. Esce pure Susino. Sì, esce pure Susino, alle 11:47 non è Susino. Vista la mancanza del numero legale, il Presidente chiude la seduta. No, E meno male che si è lamentato che ha fatto il vabbè, fuggi-fuggi. Quando è il primo a fare il infatti, fuggi-fuggi è lui, ottimo. Si dovrebbe conferma anche un sempre per pochettino quello che di intelligenza a dire alcune cose. Comunque, buona giornata a tutti. Buona Signora Meccia, giornata. chiamo per mancanza del numero legale. Ok. Buongiorno.